cari amici di Facebook, oggi è il 4 maggio, il giorno in cui si festeggia Guerre Stellari, May the 4th appunto, e ovviamente in redazione arrivano tanti regalini, per cui ve li faccio vedere alla stragrande, li aspettavo di brutto. Sono arrivati stamattina da Mamma Lego un paio di minifigure che apprezzo moltissimo, grazie Mamma Lego, sei sempre la numero uno, ma in realtà aspettavo anche qualcosa da Hasbro, che di solito ci manda qualcosina in questa data particolare, ed è arrivato il regalino anche da Hasbro, quindi ve lo faccio vedere. È direi il TIE Fighter da The Force Awakens, vediamo se c'è qualche informazione in più. Sparamissili, ovviamente la versione super giocattolo per bambini, però mi sembra molto figo. The Elite of First Order Starfighter Pilots, bla 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 bla, First Order Special Forces, chiaramente è la versione delle forze speciali del primo ordine che abbiamo visto in The Force Awakens, il risveglio della forza. Lo vado ad aprire al volo e vediamo come è fatto dentro. Allora è abbastanza grande, tra l'altro me lo aspettavo molto più piccolo, invece è bello cicciotto, guardate che ali. Questa è la mia mano che è già grandina di suo. Tiro fuori tutto, non dovrei aver bisogno delle istruzioni per montarlo, in teoria. Sono presenti chiaramente, le apro per farvele vedere. The Force Awakens, Disney, Hasbro, 4 più l'età, e sì, è tutto incastro, mi sembra veramente super semplice, ci sono 27 lingue per dire il nulla. Questo è il corpo principale in cui si possono mettere appunto forze speciali dei TIE Fighter, la sua pistolina, il suo casco, dentro questo sacchettino altri pezzi esterni, molto facile da montare, veramente la versione per bambini, giocabilissimo però, quindi cosa molto positiva. L'incastro qui lo monto subito, tac, tutto incastro, si apre così. È tutto di plastica, ma di una plastica mi sembra abbastanza buona. Qui c'è un tasto che immagino serva per sparare i missiloni frontali, che vado a incastrare, vediamo subito se spara. Direi che spara. Sotto. Bello duro, il che è positivo. Questo è il sotto del TIE Fighter con il suo cannoncino posteriore. In più c'era anche questo mezzo nascosto che non avevo visto, che va chiaramente qui. Anche lui è ad incastro e poi immagino ruoti, esatto, ruota verso davanti o dietro. Adesso lo metto in avanti. Poi andiamo a montare le ali. C'è una molla dentro, la vedete, che spinge in fuori per quando le volete togliere, immagino. Ecco fatto, tac. E tac, molto bello. Guardate che figata che è, bellissimo. C'è il pilota in scala, ovviamente, qui, con il suo casco che vado a incastrare anche al corpo, tac, e la pistola che va dentro alla mano. Allora, Special Forces TIE Fighter B3920, il codice di listino costerebbe 60 euro, su Amazon si trova già la metà del prezzo, 30 euro più qualcosina in più di spedizione, comunque un prezzone, è 48,6x29,4x8,6 cm, veramente molto grande. E la scala delle miniature è quella da 3,75 pollici, che sono 9,5 cm più o meno, e la costruzione chiaramente è insomma non è super eccezionale, però i dettagli sono molto belli secondo me, li vedete in queste riprese un po' più fighette, e la colorazione è onesta, il weathering è praticamente assente ma si può aggiungere, comunque è la versione del TIE Fighter per bambini insomma. Insomma, come vedete le ali sono un po' spiegazzate, ma si possono addrizzare direi abbastanza facilmente. Adesso le ho solamente montate, chiaramente vengono da dentro la scatola. Notate però come
insomma la plastica abbia veramente tantissimi dettagli in queste riprese che vi ho fatto, per cui si presta molto bene ad essere invecchiato con un weathering dedicato, anche relativamente semplice, perché appunto i dettagli in rilievo sono proprio tanti, quindi si può fare un weathering a secco con la tecnica del pennello a secco e magari inscurire un po' le parti più in dentro con un weathering allungato ad acqua. La miniatura non è eccezionale, è anche abbastanza statica, muove unicamente le gambe e le braccia in due punti, però insomma alla fine serve proprio così per far giocare i bambini. Invece devo dire che il TIE Fighter in sé è, lo ripeto ancora, con tanti dettagli, soprattutto per quello che costa. Ve lo ripeto, prezzo listino 60 euro su Amazon, l'ho appena visto a 30 euro più spese di spedizione, quindi costerà 35, una cosa del genere, direi un prezzo più che onesto. Spara due missili frontali, ha i cannoncini sul retro e anche la torretta laser che gira di 360 gradi nella parte superiore. È molto carino, grazie Hasbro per avercelo mandato. Direi che è stato un buon modo di festeggiare il 4 maggio. Se vi piacciono i miei unboxing e i miei video, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!